mano, cioè io ho dovuto buttare via tutto, non abbiamo più niente. Siamo i video che lei ha visto sono quelli del mio compagno. Guardi, se io non fossi venuto quel giorno, non avessi parlato con la signora Frascola, con Giulia, non mi sarei mai reso conto ma della situazione. Ma è proprio degenerata la situazione, perché da quel giorno abbiamo messo in movimento un po' tutto. Non ci abbandonate, solo quello vi chiediamo. Non ci abbandonate, sistemateci, perché diventa, sta là che vi sta guardando. È diventato invivibile. Però gli alloggi di via Lucera, appena il sindaco dà l'abitabilità e finisce i lavori, sono in teoria disponibili. Ma anche da un'altra parte, anche se ci dividete, non è solo adesso stiamo problema. Proprio l'importante è che c'è proprio come una preghiera, ti chiediamo una preghiera per la prima volta, per la prima volta stiamo comprando degli appartamenti, questo è adesso un altro comune, cosa che forse possiamo fare anche a noi. Dottore Emiliano, regalateci la dignità. Dopo 30 anni, dopo 30 anni è la prima volta che si sta facendo un po' di così. Adesso io speriamo ti stringo la mano, perché